50.000 presenze con una media giornaliera di 1.694 visitatori. Questi i numeri della mostra di Raffaello che dal 4 aprile, data d'inizio, registra già un'affluenza da capogiro. 20 dipinti e 19 disegni originali che fino al 12 luglio sono esposti al Palazzo Ducale di Urbino. Ascoltiamo ai nostri microfoni la sovrintendente per il patrimonio storico e artistico delle Marche, nonché la curatrice della mostra, Lorenza Mochi Onori. Beh, questa mostra è dedicata alla formazione di Raffaello e ha un assunto preciso, cioè quello di ricollocare Raffaello nella sua posizione culturale di origine, circa la sua formazione, legata al grande rinascimento urbinate e agli insegnamenti del padre Giovanni Santi. Questo è l'assunto della mostra, perché la storia dell'arte si è basata finora, almeno la storia dell'arte dei manuali, non quella degli approfondimenti, sul racconto di Vasari che diceva appunto che in pratica Raffaello aveva lasciato bambino la città natale e non riconosceva e non indicava questi legami né col padre che veniva indicato da Vasari come un pittore mediocre, né con la cultura urbinate che invece era veramente la matrice fondamentale della formazione di Raffaello, ricordando che a Urbino in quegli anni, l'ultimo decennio del 400, era una delle più alte culture che c'erano in Italia, un rinascimento straordinario che se la batteva con quello fiorentino. In più il padre non solo è un grande pittore, la mostra lo fa vedere perché mostra delle opere sue straordinarie, ma era anche un letterato, una persona di grande cultura, una persona molto addentro alla storia dell'arte di quel momento, praticamente uno storico dell'arte ante litteram, perché scriveva di tutti i pittori che l'avevano preceduto e che erano suoi contemporanei con estrema conoscenza approfondita della loro arte. Quindi diciamo che è questo l'assunto della mostra, è questa la novità della mostra, una mostra che fa vedere proprio il rapporto con Urbino. Questo era quello che volevamo dimostrare ed è quello che ci ha permesso di avere molti prestiti, proprio perché il progetto scientifico è stato molto apprezzato, ed è quello credo che apprezzi anche il pubblico, perché ovviamente una mostra che ha questo assunto posta poi nelle architetture di Palazzo Ducale, che ancora di più ribadiscono questo concetto, questo rapporto con questa cultura, credo che sia molto affascinante. Guardi, abbiamo superato i 50.000 visitatori, abbiamo avuto nei weekend di Pasqua, nei weekend del 1° maggio, più di 10.000 visitatori in 3 giorni. C'è veramente quasi il limite dell'affluenza possibile, accettabile a Palazzo Ducale. E è chiaro che consiglio a tutti quanti di prenotare, perché ovviamente chi è prenotato non fa la fila, perché ha l'orario e quindi entra. Mentre chi non è prenotato ovviamente non può diversamente che fare un po' di fila, anche perché noi non possiamo far entrare in mostra più di un tot numero di persone e quindi si formano poi in questi giorni in cui c'è più affluenza una maggiore fila. E diciamo che per il resto noi ovviamente siamo molto contenti di questa affluenza e spero che anche la cittadinanza ne sia contenta, anche perché secondo me è un tipo di affluenza che si riflette sul territorio, perché tutti quelli che vengono fino ad Urbino, che è un piccolo paese in fondo, adesso per carità una città di straordinaria cultura e straordinaria tradizione, però come numero di abitanti non è una città grandissima, insomma, quindi tutti quelli che vengono ad Urbino vengono anche a vedere il territorio. Questo si è verificato quando facemmo Gentile, che si riscontrò che tutti quelli che venivano a Gentile avevano visitato altre città delle Marche, e adesso stiamo facendo una rilevazione anche su questo per vedere appunto se si verifica questo anche su Urbino, cosa di cui sono assolutamente convinta, perché se uno arriva fino a Urbino certamente le province di perlomeno di Pesaro e di Ancona ne dovrebbero certamente usufruire con una maggiore presenza. Già si vede anche nella sede staccata di Cagli, dove c'è una grossa affluenza, quindi insomma la gente percorre le Marche poi per venire ad Urbino.